Nuovo grande e direi ambizioso evento per il libro, per la lettura e per l'editoria. Si chiamerà Tempo di Libri, poi verrà un po' rappresentato il funzionamento, la logica. Volevo però anticipare alcune cose. Innanzitutto ciò che noi condividiamo è che debba essere un evento fatto certamente dai protagonisti del mondo del libro, è costruito sulle aspettative dei lettori e obiettivamente credo che Milano, ma certamente il nostro paese, devono fare uno sforzo affinché tutti insieme si catturino i molti che non leggono, che leggono poco, che non leggono più e quindi alla fine il fil rouge di tutto ciò deve essere la ricerca di far sì che quanti più lettori si riattivino o quanti più non lettori si attivino. È una grande sfida editoriale, si gioca qua, dicevamo, a Milano, in fiera, ma si gioca obiettivamente affinché la vinca tutto il paese, quindi Milano cerca di fare Milano, cioè cerca di essere un luogo che funziona, accogliente, organizzato, mette a disposizione il suo essere per il suo modo d'essere per un evento del genere e quindi mettersi a disposizione vuol dire che sappiamo benissimo che si parte dal fatto che è un evento fieristico, ma noi vogliamo allargare la partecipazione a tutti i nostri cittadini, anche perché pensiamo che l'editoria non è che possa rimanere indietro rispetto alla moda o al design, deve appropriarsi, impadronirsi della città come succede in altri eventi. Per questo ci sarà una logica diurna e un funzionamento diurno in fiera, ma alla sera il nostro auspicio è che la città esplode di energia, di interesse, quindi la sera bisognerà trovare le formule affinché editori, autori, bibliotecari, librai, insegnanti e lettori con tante iniziative sul territorio cittadino e non solo, ne siano partecipi, in maniera tale che il pubblico non sarà solo spettatore, ma potrà dire la sua. In una conferenza, in un dibattito, in un incontro con autori, quindi nel mondo che per certi versi va verso la virtualità, noi sappiamo che Milano funziona bene quando riporta a creare, riporta alla gente per le strade, riporta a eventi che abbiano un senso, riporta a condividere con i milanesi e con i visitatori. Siete arrivati tutti qua attraversando più o meno Piazza Duomo, vedete quanti turisti abbiamo ancora, la coda per entrare nel Duomo. Insomma, in questo momento Milano può avere questo tocco magico che fa le cose per bene e funzionano. Ciò avviene se c'è la collaborazione dei non milanesi e se c'è questa grande apertura internazionale. Chiudo sottolineando un punto che è un punto qualificante e anche simpatico di questa iniziativa. Dal 19 al 23 abbiamo detto, ecco, il 23 è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. È venuta questa idea, questa bella idea di replicare un'usanza catalana che dal 1931 coinvolge Barcellona in occasione della festa di San Giorgio. Originariamente nella festa del santo tutti gli uomini regalavano una rosa alle proprie donne, ecco, ricollegandosi a questa tradizione, però attualmente a ogni libro acquistato i librai catalani offrono una rosa. Ecco, piacerebbe anche noi se a Milano si replicasse questa iniziativa, una rosa per le signore e un libro per gli uomini, che male non fa. Per cui grazie a tutti voi in anticipo per la vostra collaborazione.